Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Fallout New Vegas. Continuiamo la nostra avventura. È da tanto che non gioco a questo magnifico titolo. Quindi, salvataggio di backup come al solito. Almeno evitiamo di subire perdite. Posiamo un po' di cose qui nella cassaforte. Partiamo almeno dalle armi. Così siamo a posto. È inutile utilizzare queste armi energia perché appunto non abbiamo abbastanza abilità nell'energia, quindi la reputo inutile. Pistola da 9 la poso, pistola laser, revolver da caccia, magnum, spada paraurti no, fucile lanciagranate nemmeno, fucile di ordinanza lo tengo, mitragliatrice da 10, queste due le tengo, va bene così. Andiamo alle vesti, cappello da sceriffo e spolverino non ci servono, la tuta la tengo, potrebbe servirci. E qui possiamo posare tutto anche, o meglio, le cose che pesano, dai. Queste borse mediche, una la voglio tenere. Il giornale di medicina no, i giornali li conserverò tutti in una apposita cassettina. Questo va bene. Mentas, Psycho non mi serve. Pistola e proiettili non mi serve per ora. Ok, vedete, non ci vuole tanto, cioè sono gli Stealboy, posiamoli. Ok, 130, non male, siamo a metà. E qui va bene. Adesso mettiamo in questo cassettone. Vediamo se c'è un'altra cassetta. Eccola qui. In questo armadietto metteremo, a parte i giornali, tutte, come cazzo si chiamano? Luce pilota, tutti gli accessori. Non mi viene il termine in questo momento. Pistola a vernice, vai via. Adesso rottami, trementine, conduttore. Pesano tantissimo, pesano un botto. Quindi preferisco conservarli non appena avrò un personaggio. Dov'è Ed? Vieni qui. Scambiamo tutto. Non capisco perché Q non funziona, vabbè. Facciamo così, ci sbrighiamo subito subito. Posiamo tutta sta roba e sti cazzi. Ok. Vedete? È dannatamente pesante. Però almeno abbiamo una cassetta con tutti gli oggetti che ci servono. Questi sono oggetti utili per creare armi particolari. Posiamo qui. Sì, io vorrei capire perché non funziona il tasto Q. Il tasto E funziona, il tasto Q no. È una stronzata. Vabbè, sti cazzi. Questa volta li sto prendendo veramente. Sto raccattando un casino di oggetti perché ci servono. Questo episodio invece andremo alla stazione Helios. 12 rottami di ferro, mamma mia. Non ha senso venderli. Non vedo nient'altro da vendere, tranne da posare. C'è un cassetto qui a parte. Nella scrivania, perfetto, metteremo invece tutto questo. Vabbè, posso lasciarli. Allora, mettiamo soltanto le cose pesanti. Giornale. Questo. Questi di qui, ragazzi, ne dovrebbero esistere soltanto tre tipi. Quindi
Pistole e proiettili, pugilato illustrato, hanno lo stesso nome. Ma che soltanto questi? Guida sopravvivenza zona contaminata. Direi che va bene così. Qualche arma l'abbiamo. Adesso abbiamo due aiutanti. Io effettuerò un salvataggio qui. Crash del gioco, ma fortunatamente non ho perso nulla, quindi sono bello tranquillo. Eravamo qui e non è successo niente di particolare, cioè è soltanto crashato il gioco. Allora, quindi salvataggio rapido. Dirigiamoci di nuovo verso qui, LS1 neutro. Dobbiamo andare lì. C'è qualcosa. Se non erro, Bones utilizza un fucile da cecchino veramente devastante. E lì c'è la stazione LS1. Comunque ragazzi, facendo un po' di conti, aumenterò sicuramente agilità 1-2 punti con addestramento intensivo. Oh, perché è diventato rosso? Ok, grazie. Premessa, sto giocando a difficoltà media perché voglio divertirmi. Lo ripeto sempre. E lì c'è la stazione LS1, andiamoci. A parte questo, su Oblivion ci sono voluti ben 50 e passa episodi prima di raggiungere un livello decente. Adesso io Fallout New Vegas non lo conosco alla perfezione, quindi non mi va di sclerare ogni volta col gioco. Quindi cosa faccio? Lo gioco a difficoltà media. Non appena vedo che sono troppo OP, aumento un pochettino la difficoltà. O faccio come su Fallout 3, che è arrivato a un certo punto, dico: guardate, ho il personaggio troppo forte, mi conviene aumentare la difficoltà. Parliamo con Questa è lei. un'area ad accesso limitato. Identificati. Proviamo. Il fatto che tu sia qui è già un passo avanti, soldato. Gli uomini scarseggiano. Ma se vuoi davvero aiutarci, parla all'idiota con gli occhiali da sole sul retro dello stabilimento. Cerca di far funzionare questo posto da mesi e non ha fatto grandi progressi. Non dovrebbero esserci più persone a difendere una centrale elettrica? Dovrebbe. Ma non stiamo ottenendo molto, così nessuno dei nostri nemici è davvero interessato. Non come per Hoover Dam, comunque. Abbiamo avuto qui uomini a sufficienza per tenere testa alla confraternita d'acciaio. Va Ogni bene. tanto la legione di Caesar manda un'avanguardia, principalmente per cercare. Perché la confraternita d'acciaio era qui? Magari lo sapessi. È stato un combattimento duro, però. Eravamo in superiorità numerica, non so, 20 a 1 forse. Hanno tenuto duro più che potevano e perso gran parte dei loro uomini prima. Una parte del loro stabilimento era in funzione, ma l'hanno chiusa. Inoltre hanno attivato un vecchio sistema. Perché non, sei qui e non sul fronte? Non è più importante? Mi faccio la stessa domanda tutte le volte, ma è difficile procurarsi energia da queste parti. Ti dà più controllo su quest'area di quanto i soldati potrebbero mai darti. Dannazione, se perdiamo la diga contro la legione, questo. Ok, abbiamo chiesto tutto, andiamo ad affrontare questa questa. E comunque, avevate pienamente ragione. L'abilità eloquenza in questo capitolo serve, perché a differenza di Fallout 3, dove potevi caricare, ricaricare, salvare e ricaricare di nuovo, qui devi sudartela l'abilità persuasione. Nel senso che non importa se hai carisma o 1, qui la persuasione serve e basta, non c'è altro da dire. Troviamo adesso una soluzione per questa quest. Allora, io fortunatamente ho un grado di riparazione abbastanza elevato, quindi non credo di avere grossi problemi. Soldati che non ci servono.
Da qui si va da tutt'altra parte, non ci serve. Invece sì, dobbiamo andare proprio da qui. Devo effettuare molti salvataggi rapidi. Ho paura che mi crashi di nuovo il gioco. Anche perché sto facendo altro e non vorrei vedere mandata in fumo la registrazione. Così cercherò di caricarla il più in fretta possibile, prima dei video di Oblivion. Perché su Oblivion finalmente ho trovato l'arma adatta, o meglio ho creato l'arma adatta, e quindi posso giocarmela in maniera molto più tranquilla. Basti pensare che a differenza dei primi video con cui dovevo fare sempre carica e ricarica, adesso mi basta poco. Parliamo con questo tizio. Chi diavolo sei? Ti portano per sostituirmi. Mi stanno sostituendo, no? Calmati, non sono qui per sostituire. Certo che no, dannatamente certo. Perché dovresti? Non puoi superare questo tizio. Ancora per poco, non puoi tenere a bada Fantastic per molto. Fantasticchio, cazzo vuoi? Che cos'altro? Sono l'incaricato. L'intera operazione dipende da me. Niente Fantastic, niente corrente. All'atto tutta l'RNC ed è una bella sensazione. Cosa fai esattamente? Cazzo, amico. Tutto. Spingo pulsanti, giro quadranti, leggo numeri. A volte mi invento delle storielle nella mia testa sul significato dei numeri. Come una volta in cui ho immaginato che ci fosse un codice per entrare in un vault pieno di donne nude. Amico, quanto sarebbe figo? Ok. No, amico, so esattamente quello che sto facendo. È solo che non so che effetto avrà. La si controlla la corrente in questo edificio. Quella centrale ha schermate sulle reti dei computer. Quella grande manopola là fa un rumore infernale. Escono scintille da quelle fessure se ci si mette qualcosa. E sto imparando di più ogni giorno. Perché ti preoccupi che ti sostituiscano? Preoccupato? Ti sembro preoccupato? Ce l'ho sotto controllo, tesoro. Nessun altro può fare quello che io faccio qui. Come ha ottenuto questo lavoro? È stato facile, amico. Andavano porta a porta a chiedere se qualcuno conoscesse qualche scienziato. Ho detto di non cercare oltre. Mi hanno chiesto se sapevo qualcosa sulle centrali elettriche. Ho detto tanto quanto farebbe chiunque altro. Mi hanno chiesto quanto capissi di fisica teorica. Ho detto che avevo un diploma teorico in fisica. Mi hanno detto benvenuto a bordo. Cosa stai cercando di ottenere? Beh, vedi, stiamo ricevendo corrente, perché il tizio che gestisce questo posto è Fantastic. Ma gli specchi fuori non sono indirizzati bene, per cui stiamo funzionando con un'efficienza dell'1%. E suppongo che questo non sia abbastanza per qualche idiota. Il guaio è che la maggior parte dei controlli per questo posto non sono qui, sono nella torre. E quel posto ha qualche bizzarro sistema di sicurezza bellico che i coglioni dell'RNC hanno innescato quando hanno preso il controllo. Uccisi due tizi, adesso non si avvicineranno. Vogliono che io faccia un omelette, ma non riesco a rompere le loro uova. Sai di che cosa sto parlando? Come si fa a riposizionare gli specchi? Sono questi due terminali fuori, controllano gli specchi. Ho provato a giocarci, ma non sono andato molto lontano. Dovresti farli parlare al computer centrale su nella torre, e poi fare il resto da... Ehi, non stai pensando di andare lassù, vero? Ovvio, ora sì. Beh, ehi, se ti trovi su al computer centrale, fatti un favore e accertati di mandare la corrente al posto giusto. Devi andare alla strip e a McCarran. Perché la corrente dovrebbe andare alla strip e al McCarran? Perché sono stato pagato, ecco perché. Per kilowattora, qualsiasi diavolo di cosa sia. È lì che l'RNC vuole la corrente. Ed è... Se lo fai, forse potrei metterci una buona parola con loro. Ok. Adesso una cosa... Ecco, vorrei questa. È la password per uno dei terminali. Che palle. L'ho trovata scritta. Una cosa che non mi piace tanto di Fallout New Vegas, ma anche di Fallout 3, perché bene o male su Fallout 4 ancora non ho certezze, è che su alcune missioni come ricompensa ottenete per esempio un più uno, un'abilità molto importante. Ora, questo mi limita un pochettino nel gameplay, perché io voglio crearmi un personaggio in una maniera, però voglio affrontare la quest in una maniera diversa e perdo il punto. Quindi mettere determinati tipi di ricompense che modificano il personaggio, o meglio che modificano le caratteristiche del personaggio, non le reputo scelte sagge. Avrei preferito altro del tipo oggetto più potente, un'arma laser o un'arma leggera. C'è tanto da fare, però ecco perché quando gioco
So di aver sbagliato a distribuire le statistiche, mi incazzo, perché poi dico, scusate, e allora... Cazzo è? Un attimo, cerchiamo di... dare un senso, no, dobbiamo salire. Per esempio, io ho distribuito i punti a modo mio e mi ritrovo un personaggio che francamente non è... ha molti limiti. Ed è sbagliato, cioè tu mettimi in condizione... Beh, qui siamo al punto di partenza, ovvio. Ah, qui dobbiamo andare. Ciao. È insolito vedere facce nuove qui. Il mio interesse in questo posto... Vabbè, sono un soldato. Beh, questo lo spiega. RNC. Sarà più divertente se manteniamo il mistero, inoltre mi interessi di più tu. Hai ragione, scusami. Quell'imbecille della stanza Almeno la aperta mi rende sfruttiamo nervoso. Una volta ero stabilità. molto più simpatico. Ho ancora la passione del mio lavoro, però. Faccio parte dei seguaci dell'Apocalisse. È Ok. rassicurante, anche se molti di coloro che l'hanno dichiarato negli anni avevano intenzione. Ma se è davvero come dici, allora ascolta il mio consiglio. Questa installazione porta con sé pericoli di cui nessuno qui si è ancora reso conto. Fai attenzione a quel che fai qui e a chi... Quindi ti direi di farlo, finché l'energia di questo impianto è destinata... Se sei tu la persona che ripristinerà la produzione, potrai instradarla dove... Non posso farti superare la sicurezza della torre, ma posso darti una mano. Ho scoperto una password di uno dei terminali di controllo degli... Ok, abbiamo la password terminale orientale. Perché dovresti... Anzi, dove devo indirizzare la corrente? Oh, l'RNC ha i suoi piani su di essa, senza dubbio. La necessità di energia è forte dappertutto. Ah, lui dice di... Cos'altro c'è... Ecco qui. Non lo so del tutto. Secondo i dati in nostro possesso su chi... E qui ho visto attrezzatura contrassegnata con simboli utilizzati dai militari Ok, provenienti da quella un'arma caduta lì. solare. Nelle carte che ho consultato qui è ripetutamente citata una parola in codice. Sì. La Sicuramente. tecnologia che hanno qui è superiore a qualsiasi altra. In parte mi ricorda l'attrezzatura dell'enclave, ma in versione... Un'arma piazzata su di essa sarebbe catastrofica, a prescindere da chi ne fu... Per forza la confraternita. Ok. Non sono venuti per farsi fare domande da me, ma dubito che fosse... Quando l'RNC venne qui la prima volta, era in mano alla confraternita. L'interesse della confraternita per la tecnologia prebellica Adesso vi è spiego un po' la stato grande. situazione, adesso la ricordo sta Forse stavano questo. cercando... Non ancora. Per un caso puramente fortuito, ho passato mesi a lavorare su una console per cercare di... Quel che non sa è che l'unica cosa che controlla la console... Ho cercato di dirglielo, ma insisteva che la console più grande... Va bene. Andiamo avanti. Quindi possiamo decidere se distribuire l'energia in maniera equa, oppure soltanto alle comunità dell'NRC, oppure utilizzare Star More. Il problema qual è? Io francamente non ricordo le ricompense, quindi mi trovo molto spiazzato. E questo può essere controproducente, nel senso che se seguo il mio istinto c'è la possibilità che sbagli. E non mi va però di andare a controllare su internet cosa modificare. Per fare... Per completare la quest in maniera più Vietato ai precisa. civili. Se non ti piace, rivolgiti al tenente Haggerty. Ok. Disinnescato. Terminale 1, adesso controllo la quest. Ok, per ora colleghiamoci. Vabbè, qui c'è tutto, ragazzi, leggetelo voi. Va bene.
Qui possiamo verificare Archimedes, però non so se facendolo faccio una cazzata. Quindi vedete perché odio queste cose. Perché posso mandare a puttare una missione soltanto per un briciolo di curiosità. E non è una cosa che mi piace tanto. Quindi io aiuterò l'RNC. E basta, e me ne esco. Poi se perdo il... come cazzo si chiama? Oh, munizioni? Se perdo la ricompensa migliore, non lo so se ricomincerò la quest, ma ne dubito. Però non mi piace questo fatto. Dov'è l'altra casupola? Questa missione è tutta così, non ci sono combattimenti, però ci sono queste cose. Ora, eccola qui, l'altra stazione, un po' più complessa. Se non erro ci sono dei nemici. Quindi noi daremo energia alle varie città. Non puoi sfuggirmi. Vai. Preferisco utilizzare una pistola, non ha senso utilizzare un fucile da cecchino. Anzi, questo di qui. Forza. Pensateci voi. Ok, eliminato, vabbè, nemici. Attiviamo il secondo terminale. Qui parla delle visite del brigadiere. Ecco, questo sarebbe stupido. Per dare alimentazione a una destinazione a tua scelta. Allora, vi rifaccio leggere questo. Voi stoppate il video e leggete tutto. Quindi non utilizzerò Archimedes per uccidere il... A meno che... Proviamo una cosa, vediamo se succede qualcosa. Va bene. No, ma credo che sia armato. In questo caso posso mostrarvi tutti e tre gli sviluppi. Adesso dobbiamo salire lì e dare corrente a chi vogliamo. Adesso io non so se dando corrente all'NRC cambia qualcosa. Se la distribuiamo equamente cambia. Perché qui è rosso? Ah. Vabbè. Ok, fortunatamente abbiamo i nostri compagni. Pensavo peggio, del tipo altri nemici. O meglio, avevo pensato che si era incazzato l'NRC. Vabbè. Per fortuna non ci dovevano essere nemici. Anche Uccidili tutti e lascia che Dio li punisca. Uccidili tutti. Dio capirà. corazzato il bastardo. Ma noi siamo in tre, quindi sti cazzi. Cerchiamo di raccattare il più possibile da questa zona. Comunque non è una missione difficile, cioè io... Media. Maledizione. Necessità di aumentare anche a scasso, ma... Per ora mi sto concentrando su eloquenza.
necessità anche di curarmi. Ma non adesso, per ora prendiamo tutto. Poi terminiamo l'episodio, ci salutiamo, vi faccio vedere tutti i filmati, tutti i possibili eventi e risvolti della quest e siamo a posto così. Non so se la chiave inglese serva. Ma qui c'è tanta gente. Facciamo molta attenzione, non abbiamo fretta. Tutto mio. Vai. Il dolore è solo la debolezza che lascia il corpo. Grazie. Scusate che fa, non li utilizzo i miei colleghi. Qui cosa c'è? Rottami di ferro. Vabbè, la sunset salsa sta minchia non mi serve. Però sembra una cosa che io ho apprezzo tantissimo di Fallout 4 è che posso fare crescere il mio personaggio come cazzo voglio. Allora, prima di tutto eliminiamo gente qui. Mi dice che ci sono nemici, ma dove? Dobbiamo stare molto attenti, non mi aspettavo. L'ho visto. Vai. Preso. Mi ha ucciso. Vabbè, capita. Ho poca vita. Vabbè, allora facciamo così. Io non voglio perdere tempo a morire stupidamente. Facciamo prima così, dai. Vuoi morire per il tuo paese? Brutto comunista, figlio di puttana. Grazie. Ho un messaggio personale per te. Cazzo è successo? Beh, io salvo, non vorrei che cresce il gioco. Voglio giocarmela con molta calma. Questa quest, senza fretta. Oh, stavo per cadere. Scendiamo? Io controllo un po' tutto, tanto. Munizioni magnum, ottimo. Non puoi sfuggirmi. Per favore, esci allo scoperto e identificati. I cittadini rispettosi della legge non hanno niente da temere. Certo, certo, non ti preoccupare. Sto arrivando. Controllate sempre in queste scatole, potete trovare anche delle riviste. Cazzo, stabilità di merda che mi manca, mamma mia. Ok, il nostro bond ha degli orgasmi. Ecco, è qui. Reclama sto cazzo.
Sono in due? Sono in tre. Fatto. Cristoforo Colombo, c'è un altro. Ok, giocare di squadra è una cosa molto importante. Qui prendiamo tutto. Poi andremo a posarlo nella nostra casetta Nipton con molta molta calma. Che non credo ci sia più nessuno. Mi aspettavo una missione che breve. Invece si sta rivelando una missione un po' più lunghetta del solito, ma non mi importa. Ok, da lì che devo andare, ma per ora voglio esplorare l'altra zona. Il bello dei Fallout è questo, cioè ti invogliano a giocare. Ok, ho fatto benissimo a venire qui perché sicuramente c'è materiale. Continuiamo. Ma questa arma è un po' troppo... non lo so, non mi piace tanto. Usiamo il fucile epico. Ah, ecco, dall'altro lato. Perfetto, almeno non ho perso nulla di importante. Non vedo nemici. Ottimo. Salviamo con un salvataggio normale per vedere qui che opzioni ci vengono date. Mi dice mediante un generatore ausiliario. Sì. Riparato. Salviamo. Allora, configura griglia di alimentazione. Però prima facciamo una cosa. Risalviamo e cercheremo di... cercherò di farvi vedere tutti i finali. Partiamo da quello con Armando Archimedes, quello cattivo. Allora, qui posso decidere Archimedes 2. Ok, arma sistema di difesa Archimedes. Scusate, a sto punto ve li faccio vedere tutti. Guardate qui, c'è anche la mappa con i vari obiettivi. Ok, e da qui vedremo abbiamo armato Archimedes. Adesso cosa succede? Un attimo, cosa devo fare? Un attimo, devo capirlo. È sopra o sotto? Dovrebbe essere qui, in teoria. Eccolo qui. Dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio, va bene. Facciamo passare un po' di tempo e ci godiamo tutte e tre i filmati o quello che ne consegue. Ah, perché il sole, è normale che... otto, nove e mezzo. Guardate che spettacolo.
Non ho capito, dovrebbe... Partono raggi laser random che uccidono i soldati. E questa è la sezione cattiva. Se volesse andare contro l'NRC fare così. Ora è faigo. Bellissimo. Ok. Vedi, so che l'RNC ha dei problemi, ma ho combattuto con quegli uomini. Si ferma. Vabbè, così andremo contro Bones, non mi serve. Noi dobbiamo fare invece un'altra cosa. Distribuiremo l'energia in maniera equa. Questo cosa significa? Area completa. Ah. Allora, posso decidere... facciamo una cosetta. Questa missione in sé l'abbiamo conclusa. Siccome non so quali sono le ricompense... Aiutiamo l'NRC. McCarran e Strip di Las Vegas. Vediamo cosa cambia. Naturalmente dobbiamo rifare la stessa cosa e poi vedere che ricompensa ci danno. Poi mi informerò su internet per vedere qual è la migliore. A sto punto, ragazzi, faccio così. Non dipende da me. Se il gioco mi permette di salvare e ricaricare, almeno vedo quale ne conviene. Però il problema è questo. Se avessi dato energia a tutti gli altri, l'energia è insufficiente, quindi preferisco fare così. Ora dobbiamo ripazientare e salviamo, anche perché devo studiarmi il prossimo level up. Quindi lo studierò a parte, così almeno il prossimo episodio sarà più dinamico. Comunque la missione è conclusa e questa è una cosa buona e giusta. Parla con Fantastic, vediamo cosa ci dice. Posso uscire da qui, vi prego? Dimmi di sì. Dimmi di sì. Cavolo, ogni volta sta cosa la odio. In teoria dovrei aver guadagnato reputazione positiva con l'NRC. Vabbè, usciamo, tanto l'effetto luminoso esplosivo è finito. Abbiamo visto pure i raggi laser. Allora, da dove si esce? Così almeno completiamo la quest. Abbiamo fatto quello che c'era stato detto dall'NRC e va bene. E vediamo che ricompensa otteniamo e così via. A me l'unica cosa che dispiace è andarmi a cercare su internet quali sono le ricompense migliori a seconda della quest. È stupido, perché è la natura umana che ci porta a ottenere il risultato migliore. Cioè, se seguo il mio istinto e non prendo un cazzo, la prendo in quel posto. Invece se vado a tentativi, cioè rifaccio la quest più e più volte, oppure salvo come adesso nel momento stabilito, ottengo un'altra ricompensa. E francamente non è che mi piaccia così tanto, però vabbè.
Abbiamo aiutato i Mr. Fantastic, fanculo a tutta la popolazione. Cioè, è inutile dare energia a tutti quando non la possiamo dare. Cioè, non possiamo. Ah, qui c'era pure un terminale. Ah, vabbè. Fanculo. Era una trappola. Non ricarico, voglio soltanto controllare. Lo so, sono ammaccato. Ok, possiamo ricamminare. Vediamo, posso andare da qui almeno. Ok, spostiamoci qui. Parliamo con Mr. Fantastic. Fortunatamente ho il salvataggio base, tra virgolette, di backup, che mi permetterà di vedere se ho fatto la scelta giusta. Se non ho fatto la scelta giusta, mi basterà semplicemente ricaricare. Non è una bastarda data, se il gioco lo permette, quindi sono molto tranquillo. Però se siete dei cattivoni, distruggere l'NRC è una cosa positiva. Tipo, vi alleate con la legione e distruggete tutte cose. Li fottete dialogando e sti cazzi. Mister Fantastic, ho ripristinato la corrente. Ehi! Wow, davvero? Oh cazzo, sapevo che avrei potuto. Quei coglioni dell'RNC possono tutti mettersi in ginocchio e pregare all'altare del fottuto Fantastic. Ma non preoccuparti, dirò loro che cosa hai fatto per me, amico. Continua così, amico. Un giorno potresti... È solo questo? Addio. Ah, va bene. Mi accetta di più l'NRC. In teoria dovrei essere livellato, giusto? Vabbè, allora ragazzi, la missione l'abbiamo conclusa. Quindi l'importante è questa. Abbiamo concluso quel vecchio sole fortunato. Io vi ringrazio per avermi seguito. Adesso controllerò le altre ricompense, se sono tutte uguali, perché a me piace allearmi in questo gameplay, mi alleerò con l'RNC, si è capito. Prenderemo la dannatissima armatura dei soldati, che è veramente faiga. E che altro dirvi? Iscrivetevi al canale, condividete i video, fatemi sapere la vostra sulla serie. E noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!